Io sono Elena Salzano, imprenditrice salernitana, classe 1972. Mi occupo di comunicazione integrata e organizzazione di eventi con una specializzazione sul merchandising con la mia agenzia che si chiama Incoerenze. Mi sono laureata nel 1997 in Scienze della Comunicazione. A suo tempo, con i primi laureati, avevo tre opzioni, tre strade, se vogliamo. Una strada era quella di andare a Milano e di fare comunicazione lì. L'altra era di rimanere qui, ma magari di non lavorare nel settore per il quale avevo studiato. E la terza strada era appunto di fare impresa, per cui ho scelto questa di rimanere al sud e di costruire, se vogliamo, un modello di agenzia che potesse avere le caratteristiche delle agenzie di comunicazione del nord, quindi essere altamente specializzata su dei temi, quelli della comunicazione e dell'organizzazione degli eventi, ma nello stesso tempo di avere una dimensione che potesse effettivamente rispondere ai bisogni del sud e poi man mano rivolgere anche a un mercato più lontano da quello che era la Campania. E nel tempo quindi sono andata un po' a specializzarmi tra organizzazione degli eventi alla Sapienza, corsi master tra Bocconi, l'Istituto Europeo di Design, l'Università di Salerno con altre specializzazioni e sono andata un po' ad alimentare quelle che erano delle competenze. Sicuramente partire da un elemento che è quello della passione. La passione per qualcosa. Io giocavo a pallavolo, ho cominciato a seguire, diciamo, l'organizzazione degli eventi perché poi da giocatrice, da atleta, da allenatrice e da dirigente poi ho cominciato ad organizzare degli eventi di beach volley nazionale ed internazionale. Quindi la passione sicuramente diventa una motivazione di partenza forte. Poi per seguire ovviamente quello che è un campo di specializzazione che deve offrire però un valore aggiunto di ciò che non esiste ancora, per cui sicuramente andare a intercettare quel settore che principalmente non è coperto da altri e quindi poter diventare poi la risposta a quel bisogno. Le famose soft skill sono fondamentali e fanno la differenza, cioè la capacità relazionale che può avere una persona nel condurre un'azienda, nel lavorare in azienda, nel lavorare in team, rappresentano l'elemento di vera differenza, perché le competenze tecniche riesci ad acquisirle nel tempo, i talenti o diciamo, delle attitudini e delle competenze trasversali vanno a completare quello che sono un po' la proposta di una persona per farla lavorare bene in un ambiente di lavoro che necessita di interfacciarsi con altre persone, con altre situazioni, con il cliente. Quindi tutto quello che è capacità relazionale, problem solving, sicuramente l'attitudine per la gestione del tempo o la gestione di altre risorse rappresentano un elemento in valore aggiunto. Il 2019 per me ha rappresentato un anno cardine, un anno fondamentale. Io nel 2019 ho seguito come marketing specialist l'Università di Napoli 2019, che è stato, se vogliamo, è l'evento dopo le Olimpiadi che rappresenta in assoluto l'evento più complesso. 18 discipline sportive, 9.000 atleti, moltissime delegazioni internazionali. Quindi in quella complessità sicuramente è stato un anno dal punto di vista professionale in cui ho testato tutto quello che era lo scibile sulla complessità degli eventi. Stesso anno, subito dopo, arriva da Forbes la famosa classifica delle 100 donne più influenti d'Italia, che suggella un po' quello che era stato il percorso dell'anno. Quindi per me è stata una bella medaglia che mi porto dietro con un gran ricordo. Fare impresa oggi non è la stessa cosa che farla negli anni addietro, un po' perché l'accelerazione che c'è stata in termini di innovazione costringe e spinge l'imprenditore a stare sul pezzo più di prima, con una velocità che ovviamente raccoglie poi priorità che sono diverse.
Allora sicuramente la competenza tecnica fa la differenza, sì, da un certo punto di vista, ma devi avere in termini di criticità un'attenzione per l'innovazione, per se vogliamo l'intelligenza artificiale che deve entrare all'interno delle aziende trasversalmente, dalla segreteria all'attività produttiva, al design, almeno nel nostro caso, all'organizzazione degli eventi, a quella che è anche una gestione delle risorse umane, che è sempre l'elemento un po' cardine che può definire ovviamente il successo o meno di un'attività. Le idee non mancano, per fortuna, perché dalle nostre parti si dice chi fravica e sfravica non perde mai tempo, diciamo, come. Per cui chi lavora e mette insieme un po' di nuove idee, noi come sottotitolo ci chiamiamo, cioè abbiamo il claim contenitori di idee, quindi fondamentalmente siamo una fucina di nuove iniziative che ribolle in pentola sempre. Sicuramente abbiamo un momento di consolidamento, nel senso che raccogliamo tutto quello che è stato il gran lavoro fatto nel 2023 e poi abbiamo la necessità ovviamente di proporre alcuni dei contenitori, se vogliamo, delle idee che abbiamo messo in piedi con il merchandising, con il coaching strategico, con gli eventi digitali, quindi gli eventi digital, per abbinarli ovviamente quello che è la gestione attuale delle iniziative, degli eventi e delle manifestazioni, con una serie di prodotti che stiamo lanciando.